Парень не готов на большие дела. С подругами моими романы крутит. Он так меня достал, и я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал. Я видела его вчера в новостях. Он говорил о том, что мир на распутье. С таким, как он, легко и дома, и в гостях. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал. Сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну замуж надо выдать, а потом уже я о себе подумал. Thank you.
Oh,
Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio, ben arrivati e buon inizio di settimana. Oggi è lunedì, anche se la settimana in realtà è iniziata stamattina, però questo è il nostro primo appuntamento, sempre per chi non mi ha seguito su YouTube prima, abbiamo fatto una live con i pirati. Allora, siamo al primo appuntamento con Assassin's Creed, nonché terzo blocco, diciamo, del nostro percorso sui Templari. Ciao Overflow, buon pomeriggio, ben arrivato, come va? Allora, come sapete, abbiamo completato due giochi sui Templari, la Crociata Maledetta e il primo Templare alla ricerca del Santo Graal. Su entrambi abbiamo fatto delle live storico-culturali per approfondire un po' il contesto storico dei Templari, la parte vera, la parte leggendaria, la parte su cui sono state costruite delle leggende, ma anche delle vicende di fantasia in vari media culturali, quali libri, film e perché no, anche videogiochi. Quindi, in realtà, nel giocare alla Crociata Maledetta e al Primo Templare, abbiamo anche analizzato qual era il substrato storico-culturale che ci stava sotto, che poi è quello che gli sviluppatori sono andati a studiare. Oggi cominciamo Assassin's Creed, primo gioco di una fortunatissima e longeva serie, che a tutt'oggi è, insomma, non solo in corso, ma sulla cresta dell'onda. E diciamo che la serie di Assassin's Creed fa proprio del fatto di fare un'accurata ricerca storica, che spesso viene riportata all'interno dei giochi, uno dei suoi punti di forza. Sapete infatti che Assassin's Creed nasceva come cioè con la volontà di creare un open world che però avesse anche una grafica molto dettagliata e fosse molto panoramico nella riproduzione degli ambienti di gioco. Sapete che in un GTA, ma anche in un Mercenaries, in un Just Cause, eccetera, si sacrifica il dettaglio grafico dei palazzi, delle città, delle campagne, eccetera, per rendere il mondo di gioco quanto più grande e sconfinato possibile. Assassin's Creed cerca di rinnovare questo modello, di svecchiarlo, ma anche di modificarlo, alterarlo un pochino, proponendo invece un open world dove la città o comunque l'ambiente nel quale ci muoviamo è la principale causa di stupore per il giocatore. Noi avremo il piacere di andare ad esplorare ambienti che sono realizzati in maniera fantastica, meravigliosa, ma non solo a livello grafico, proprio con un dettaglio e una cura dei particolari, un'accuratezza di ricostruzione incredibile. Addirittura sapete che Assassin's Creed Unity, che è ambientato durante la Rivoluzione francese e che proponeva una rappresentazione digitale della cattedrale di Notre Dame, è stato utilizzato come modello per la restaurazione della cattedrale dopo il recente incendio che l'ha devastata. Quindi in realtà questo vi fa capire con quale accuratezza e dovizia di particolari il team di Ubisoft sia andato poi a riprodurre gli ambienti in cui si svolgono le vicende di questa serie. Assassin's Creed non è soltanto una sorta di romanzo storico, ma è anche una vicenda di fantascienza. Io non vi posso dire altro perché, nell'ipotesi che qualcuno che mi sta seguendo su Twitch in diretta o qualcuno che guardi video su YouTube non abbia ancora giocato il gioco o la saga, non gli voglio spoilerare nulla. Però mi limito a dire che c'è un importante espediente registico, peraltro già usato e abusato al di fuori in contesti precedenti, che soggiace all'intera vicenda di Assassin's Creed e noi andremo a scoprirlo insieme. Bene ragazzi, allora io adesso comincio e naturalmente non vi so dire quanto ci vorrà per completare questo primo episodio perché gli Assassin's Creed sono già abbastanza lunghi per fatti loro. Se poi li mettete in mano a un giocatore come me, che diventa un ossessivo compulsivo sulla ricerca delle cose, non la finiamo più. Però in live cercherò di tralasciare segreti o altre cose, soprattutto in questo primo episodio che rende particolarmente straziante la ricerca dei segreti. Uno dei suoi principali difetti è proprio l'essere ripetitivo a oltranza in certe cose e soprattutto se si esce dal seminato, dal percorso principale, cioè quello che serve a completare la main quest, e si va a cercare qualcosa di alternativo, si va incontro ad una noia e ad una ripetizione che non, quali non se ne vedono più negli episodi successivi, perché in seguito questo aspetto viene variamente affrontato, corretto e
progressivamente migliorato fino a raggiungere negli episodi avanzati un equilibrio abbastanza alchemico e armonioso. Ok? All'inizio invece si assaggia tutta l'asperità, l'essere acerbo di questo titolo, ok? Proprio nel notare come le attività secondarie siano banali, ripetitive, e quando ne hai fatta una più o meno le hai viste tutte. Tra l'altro ci sei più o meno What obbligato. game are you Pane, playing, Kenny? grazie mille per il retab. 20 mesi, ragazzi, Pane si abbona per 20 mesi, incredibile. Complimenti, sei sicuramente il mio sub più fidelizzato e arrivi anche al momento giusto perché io sto qui oggi per lanciare un monitor. È il caso, è il senso, come dire, è letteralmente il caso di dirlo, poi scoprirete perché. Perché in realtà oggi cominciamo Assassin's Creed. Quanti anni erano che vi avevo detto che avrei portato Assassin's Creed in live e non mi decidevo, eh? E oggi invece cominciamo, andiamo a Berlino, Beppe, anzi andiamo a Gerusalemme, andiamo a Damasco, andiamo ad Acri. È incredibile tutto ciò. E allora ragazzi, io voglio dare a questo incipit, a questo primo appuntamento, è dal 1999 che lo dico, ti rendi conto, eh? Quanto tempo. Allora, ragazzi, una delle cose belle di Assassin's Creed è proprio il modo in cui travolge il giocatore con il suo incipit sensazionale. Io ho provato nel giocare questa saga la prima volta delle emozioni incredibili. E spero che chi non lo ha visto o comunque non se lo ricorda possa in qualche modo riviverle così come le rivivrò io. Ok? Allora, io direi. Lo travolge con le sue queste secondarie. Pane, ne abbiamo già parlato. Affronteremo il discorso quando sarà il momento. Ma ho comunque già accennato che il gioco ha una ripetitività clamorosa che, come dire, va un po' a inficiare la sua grandezza, l'importanza dell'innovazione, la grandezza della trama, la vicenda nuova calata in un contesto di gameplay originale che poi hanno fatto la fortuna della serie. A proposito. Lo sapete che il verbo inficiare è transitivo e quindi si dice inficiare qualcosa e non unghie sulla lavagna, inficiare su qualcosa? Si dice incidere su qualcosa, influire su qualcosa, ma quando si intende il rovinare, interferire in maniera negativa, eccetera, eccetera, si dice inficiare qualcosa. Chiaro? Bene. Miei cari assassini, siamo pronti a procedere. Spero. Quindi, per cominciare, avviamo il gioco. Come vedete, sono stato relativamente di poche parole sull'introduzione al gioco, perché, a differenza di quanto ho fatto con gli altri due, perché qui invece, fermo, voglio che sia il gioco a parlare da sé. Ispirato ad eventi e personaggi storici, quest'opera di finzione è stata ideata, sviluppata e prodotta da un team multiculturale di confessione religiosa e credo differente. Caro Twitch, aspettate che adesso metto anche la webcam. Guardiamoci prima, anzi, riguardiamoci questo inizio, se ci riusciamo. No, non lo stiamo guardando, ma il bello è che non lo sto guardando neanche io. Non lo state guardando voi, ma non lo sto guardando neanche io. Perché? Cominciamo bene. Allora, prima di cominciare io voglio ripetere questo pezzo. Aspettate. Il gioco ti ha inficiato la webcam. Eh sì, esatto. Bravo, Overflow. Mi è piaciuta questa definizione di occhiali. Allora, scusate. Sentite rumori di Animus qua dietro, ma io non posso far nulla. Ricorda che sei stato tu a costringermi a farlo. Io non lo volevo. Allora lo fai apposta. Dovreste aver visto tutto il logo Ubisoft. Vediamo se. Sto cominciando seriamente a pensare che dovrei usare il telefono. Su, forza. Dov'è la difficoltà? Eccolo. Allora, guardiamoci l'introduzione, dopo vediamo come posso sistemare la webcam. Lo abbiamo già visto, ragazzi, la volta scorsa, però rivediamolo perché è sempre un piacere.
Questa introduzione è passata alla storia dei videogiochi. L'anfora in questo gioco è essere travolta e far cadere l'anfora sul piatto. Bella. Sempre efficace. Allora, ragazzi, adesso io sistemo prima la webcam e poi voi mi direte una cosa: ne è passata di acqua sotto i ponti, ma fa ancora il suo effetto. Esatto, Overflow. Uno degli obiettivi di questo streaming sarà nel giocare Assassin's Creed e quindi presentarlo a chi non l'ha mai visto, farlo rivedere a chi l'ha già visto, ma lo rivede con piacere anche senza il fardello di doverlo giocare. Che in questo caso è più un fardello che altro, perché il gameplay qui non è tanto divertente. Lo è in parte, però. Certo, è sempre meglio di quella schifezza di Bloodlines, il gameplay, però comunque ha i suoi difetti. E vabbè, sta ripartendo, ma io in realtà voglio far notare una cosa. E mentre lo giochiamo, evidenzieremo anche quali sono i difetti, le pecche di questo gioco e quali sono le cose che sono invecchiate meglio e quelle che sono invecchiate peggio. Quali sono gli elementi di innovazione che hanno tanto sostenuto la saga da spingere i giocatori a voler vedere un altro episodio senza buttare tutto nella spazzatura con questo e quindi poi farla progredire, e quali sono invece gli elementi che hanno convinto, cioè quello che ha convinto fin da subito e quello che invece non è andato bene e ha fatto molto molto storcere il naso. Allora, cominciamo a spostarlo in giù. E se la settimana prossima devo andare a Perugia, ho paura che Silvia mi trovi e mi metta all'ingrasso. Non lo so, pane, io da una settimana, anche meno, forse da mercoledì scorso, ho iniziato un regime di stecchetto che non è... Cioè, sto praticamente mangiando mezza volta al giorno. E con l'aiuto di questo mio piccolo amico dovrei cercare di fare molti, molti passi in una giornata, perché ho un bisogno disperato, disperato, di dimagrire. Non riesco più ad essere a mio agio. Quindi un po' ti compatisco, ma un po' ti invidio, perché andare da Silvia, cioè io sono anni che vorrei incontrare Silvia, ma non ci riesco perché non mi posso più muovere. Sono ormai bloccato qui per tutta la vita, penso. Va bene, allora, seleziona profilo, abbiamo un nuovo profilo che dobbiamo creare. Allora, a questo punto, ragazzi, io vi pongo una domanda che, diciamo, deciderà come prosegue il mio gioco. Vogliamo giocare questo gioco con la tastiera o con il controller? Ditemi, ditemi. Cosa preferite che faccia il vostro streamer? Io ho il controller che funziona, però. Dimmi che funziona. Dimmi che funziona. Come sei più comodo. Ho la sensazione che finiremo per giocarlo con la tastiera. Però. L'ideale sarebbe cercare di mantenere lo stesso schema di controlli tra tutti gli episodi, perché poi si aggiornano. E quindi io però ho giocato alcuni episodi con la tastiera e altri con il controller, quindi più o meno mi sono adattato ad entrambe le cose. Allora, questi sono i comandi per la tastiera: tastiera e mouse, due pulsanti. Poi c'è tastiera e mouse, 5 pulsanti. Solo tastiera alternativa, controller Xbox 360 per Windows. Vabbè, ragazzi, cominciamo con il controller, poi eventualmente di episodio in episodio vediamo come dobbiamo organizzarci. Mi sono un po' adagiato su questa cosa, io preferisco giocare con la tastiera più per un motivo personale, però poi alla fine la comodità
Vabbè. Opzioni grafiche, andiamo a vedere. Come siamo messi? Siamo già messi bene. Siamo già messi bene. Risoluzione massima, sincronia verticale sì, qualità grafica sì. Effetti post processing. Va bene, ok. Allora, indietro. Cominciamo. Nuova partita. Caricamento. Qui c'è già un sottile doppio strato. Dedicato il mio cuore a conoscere la saggezza, la demenza e la follia. Ho capito che anche questo era come ricordare il vento. Perché tanta è la saggezza, tanta è la pena. E colui che accresce la conoscenza, cresce il dolore. Abbiamo un problema. Non riesco ad ancorarlo alla memoria. Il trauma psicologico è troppo forte, rifiuta il trattamento, si ritrae. Desmond, ho bisogno che cerchi di rilassarsi. Provo a stabilizzare. Guardate com'è tutto confuso. Si concentra. Sembra di essere in un computer. La mia voce. Capisca che ciò che vede non è reale. Solo un'immagine del passato. Non può nuocere. Accidenti, non funziona. Allora è chiaro che qui qualcuno ancora sta. Un attimo, signorina Stigma. Si riprendere non è mai facile, la prima volta. Conducendo un qualche tipo di esperimento. Lo perdiamo. Tutto questo basta, non è reale, ha detto. Dobbiamo tirarlo fuori. Infatti sembra una ricostruzione fatta in un ambiente bene, virtuale. Adesso cercheremo di portarla fuori. Però c'è qualcosa che richiama il tagliaerbe, cioè è come se la persona che è immersa in questa simulazione fosse. Stai bene? Lo dicevo che si sarebbe ripreso. Bastardi! Via, via, l'ho appena salvato la vita. Salvato la vita? Mi avete rapito, mi avete legato a quella cosa. Ok. Animus. È un animus. Una cavia non vi conosco involontaria. Nemmeno. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni? Sono un barista, per la miseria. Cosa volete che faccia? Che vi insegni come fare un martini? Sappiamo chi è. Che cosa è. Non so di che cosa stia parlando. Non faccia il finto tonto. Non c'è tempo. Lei è un assassino. E che lo capisca o meno, ha qualcosa che i miei datori di lavoro cercano. Nascosto nei recessi della sua mente. Ma io non sono un assassino. Non più. Sì, il suo file lo conferma. Si parla di una fuga. Un bel colpo di fortuna per noi. Che cosa volete da me? Che faccia ciò che le viene detto. L'Animus ci permetterà di trovare ciò che vogliamo. Quando l'avremo preso, sarà libero di andare. Io lì dentro non ci torno. Allora le indurremo il coma e proseguiremo il lavoro. Quando avremo finito, la lasceremo morire. A dire il vero, l'unico motivo per cui lei è ancora cosciente è che questa procedura ci fa risparmiare tempo. Lei è pazzo. Allora, signor Miles, in effetti. Vita o morte? Si distenda. Assassino Martini, allora lui è 007. Esatto. Allora, premere qualunque pulsante di interagire, fermi tutti. Stenditi, noi ci occuperemo del resto. Questa donna ha già cominciato a rompere, ancora non la conosco, eh. Parliamone. Allora, perdonatemi, ragazzi, io devo fare una cosa. Sembrerà una cosa stupida, ma devo farla comunque. Non so, se faccio esci, devo poi rivedere questa sequenza perché lui non ha salvato ancora nulla. Andiamo un po' avanti, posso farlo dopo, dai. Allora, premere un qualunque tasto per interagire. Vabbè, estendiamoci. Credo che al momento non abbiamo scelta. Saggia decisione. Quindi il nostro amico è prigioniero di queste persone che però hanno dei camici, quindi stanno facendo un esperimento scientifico. È all'interno dell'Animus. Sarebbe a dire? È un proiettore che riproduce i ricordi genetici in tre dimensioni. Ricordi genetici? Pare che le serva qualche indicazione. Molto bene. Partiamo dalle basi. Che cos'è un ricordo, signor Miles? È la memoria di un evento passato. Specifica dell'individuo che ricorda l'evento.
Ok. Sì, certo. E se le dicessi che il corpo umano ospita non solo la memoria di un individuo, ma anche quella dei suoi antenati? Questo è molto interessante come teoria. La memoria genetica, se vuole. Molto, molto. Migrazione, ibernazione, riproduzione. Come fanno gli animali a sapere quando e dove andare? Che cosa fare? È solo istinto animale. Ora sta discutendo di semantica, signor Miles. Comunque lo chiami, resta il fatto che queste creature conservano delle conoscenze che trascendono il requisito di esperienza personale. Esatto. Ho passato gli ultimi 30 anni a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa molto affascinante. Il nostro DNA funziona come un archivio. Contiene non solo le istruzioni genetiche derivate dalle generazioni passate, ma anche i ricordi dei nostri antenati. E l'Animus le permette di decodificare e leggere questi file del DNA? Esatto. Ma c'è un problema. Questo è il ricordo specifico a cui cerchiamo di accedere. Ok. Purtroppo, quando tentiamo di aprire quel ricordo, la tua mente si ritrae. Ti manca la sicurezza per entrare nel corpo del tuo antenato. È quello che è successo prima. Sei stato espulso dal ricordo voluto e riportato in una condizione più stabile. Perché? È il tuo subconscio. Fa resistenza. Abbiamo certo. Riscontrato reazioni simili su pazienti sottoposti a ipnosi per rimuovere. Provate a immaginare che vi venga imposto. Non riescono a saltare direttamente al ricordo specifico. Di essere vanno qualcun altro. La mente e anche in quel caso possono esserci problemi. E allora come facciamo? Troviamo un ricordo con cui riesci a sintonizzarti e procediamo da lì. Ti abituerai alla situazione. Non possiamo avvicinarci più di così. Quindi dovremo partire da lì. Voglio Sto caricando il programma di istruzione. Però lascio prima parlare e poi intervento. Voglio dire una cosa. Allora, questo è un bellissimo stratagemma, se ci pensate, metaludico, per giustificare il fatto che attenzione, tu debba flusso dei dati instabile. Rivivere. Di risincronizzazione in corso. Cioè, narrativamente, soggetto 17, questo corso di istruzione ti consentirà di familiarizzare col sistema di controllo dell'Animus. Tra breve riceverai istruzioni. Mi ha chiamato soggetto. La barra di sincronia indica quanto sei armonizzato con i ricordi del tuo avo. Okay. Se dovesse scendere a fondo scala, l'Animus ti riporterà all'ultima posizione sincronizzata. Cioè, muori e riparti dal checkpoint. Al momento sei guardate pericolosamente prossimo alla desincronizzazione. Come state scrivendo, quindi, segui che tutte sono le prossime istruzioni per ripristinare la stabilità del sistema. Gli artifici del videogioco. Esatto, Pane, l'Animus il fatto che opera come una sorta di burattinaio per controllare le azioni del tuo antenato. Sto caricando delle subroutine per adattare il tuo corpo alla macchina. Inizieremo con l'esame di alcune delle azioni predefinite di ciascun impulso. Hold. Ok. Esatto, Van. Il fatto che noi siamo il soggetto 17 fa presagire che ce ne sono stati altri 16 prima. E questo mi fa pensare che questa ricerca non è tanto sicura. D'altra parte, quello che ha detto il dottore prima va in questa direzione, perché lui ha detto ti teniamo sveglio solo per risparmiare tempo, ma se non sei d'accordo ti mandiamo in coma, poi ti lasciamo morire, quindi vuol dire che a queste persone non importa della mia salute, a queste persone interessa soltanto accedere a quello che io posso dargli dall'interno della mia mente. E quindi questo è un particolare ulteriormente come devo dire, poco rassicurante per il mio protagonista. Stavo dicendo che Overflow dice poi magari a fine live ci daresti il tuo parere sul recente leak di Valhalla. Non ne sono al corrente, Overflow, ma dopo ne parliamo volentieri. Sì, posso sicuramente commentare qualcosa e possiamo discutere. Allora, notate che già qui abbiamo un piccolo dettaglio interessante, cioè il gioco, che è un gioco, quindi è oltre che uno strumento per divertirci, anche un medium narrativo, come può esserlo un film o come può esserlo un libro, sta utilizzando degli espedienti narrativi, diciamo degli espedienti, sì, narrativi per, come posso dire, favorire la sospensione dell'incredulità, per rendere il tutto ancora più immersivo per il giocatore e farlo sentire immedesimato con il nostro protagonista barista assassino birichino, ok? Lui si è ha detto di aver smesso di essere un assassino, quindi vuol dire che prima era uno che uccideva le persone? Non è molto chiaro questo aspetto, cioè lui non ha detto perché mi dai dell'assassino, io non ho ucciso nessuno, sono solo un barista, sono solo un insegnante dell'asilo, come diceva Schwarzenegger, no? Gli ha detto
non sono più un assassino. Quindi vuol dire che lui prima era un killer, era l'agente 47 e si è ritirato ed è andato a fare il barista. Non è molto chiaro. Comunque, a parte questo che eventualmente ci sarà chiaro in seguito, la cosa importante è che questo discorso della memoria genetica e del fatto di entrare nell'Animus fornisce due espedienti, uno narrativo e uno ludico. L'espediente narrativo è che non possiamo accedere al ricordo finale senza rivedere tutti gli altri, ci dà modo, cioè dà modo al narratore di farci vedere tutta la vita dell'antenato, o almeno le parti della vita dell'antenato che ci interessano, anche se a loro non serve. Loro, se potessero, salterebbero direttamente al ricordo finale, ma non possono farlo, e quindi sono costretti a rivedere e far rivivere tutta una serie di ricordi che invece servono a noi per seguire la trama del gioco. Cioè, la vicenda che questo gioco va a narrare è un insieme di ricordi che vengono composti in base al fatto che devono essere riattraversati per poter arrivare al ricordo finale. Quindi questo è un espediente narrativo che viene usato, potrebbe essere usato anche in un film o in un libro. Se nella fittizia, nel fittizio mondo del gioco dove esiste questa ricerca e questa ricerca ha questo limite, succede una cosa del genere, allora si ha un pretesto per raccontare la vita di una persona. Dal punto di vista ludico, la questione della sincronizzazione è semplice. In un videogioco, se muori, vieni riportato all'ultimo checkpoint, oppure ricominci da capo se è un gioco particolarmente cattivo, però comunque hai delle opportunità di ritentare, nella vita reale no. Quindi all'interno di questa simulazione, se si verifica un evento equiparabile alla morte che ci porta ad essere desincronizzati con il carnet dei ricordi dell'antenato, che non è morto nelle circostanze che sarebbero previste da un'ordinaria morte nel videogioco, il sistema si resetta al più vicino punto di controllo, cioè al ricordo più vicino sincronizzato. Quindi guardate come chi ha creato questa cosa, questa vicenda, è riuscito ad inserire quelle che sono le tradizionali meccaniche di un videogioco all'interno di una simulazione che, guarda un po', è anche una narrazione. Già questo, cioè siamo alla battuta numero 2, siamo a 10 minuti di gioco, al 41esimo minuto della prima puntata, della prima live di Assassin's Creed, e già si denota un certo cervello da parte di chi ha progettato tutto questo, ok? O quantomeno un'abilità narrativa o registica non da poco. E questa è una cosa che è destinata solo a migliorare. Andiamo avanti. Quando sei fermo, usa il tasto di controllo della testa per osservare l'ambiente. Quindi possiamo passare una visuale in prima persona. Guarda intorno e osserva le persone che ti circondano. Allora, io vedo. Usa la mano nuda per camminare tra questi portatori di giare senza causare il versamento del loro contenuto. Quindi normalmente procedi verso l'indicatore per continuare il processo di sincronizzazione. Tieni premuto. Ah, devo attraversare una processione di giare. Ecco, vedete, se premo B, lui invece di passare come un bisonte e rovesciare tutto quello che incontra, spinge da parte gli altri e prosegue verso l'obiettivo. Ovviamente a prezzo di una camminata un po' più lenta. Va bene. Andiamo avanti. L'Animus distingue due tipi di azioni fondamentali: basso profilo e alto profilo. Le azioni di basso profilo sono socialmente accettabili. Le azioni di alto profilo sono più orientate all'azione. Tieni premuto il tasto di alto profilo per vedere come l'interfaccia muta il contesto degli impulsi di controllo. Hold. Ci sta introducendo, signori, al meraviglioso mondo dello stealth. Questo non è solo un gioco d'azione, è un gioco in cui, almeno nominalmente, conta o dovrebbe contare una componente furtiva. E allora, per favorire il giocatore, lui che cosa fa? Prevede due possibili modalità. Una modalità alto profilo, che è quella in cui il protagonista dice: ehi, sono un guerriero con delle scimitarre, venite a combattere, vi ucciderò tutti uno a uno. E una modalità di basso profilo in cui: ehi, sono un pellegrino, sia lodato il Signore, sempre sia lodato, siamo tutti amici, tutti belli e vivremo tutti in armonia. Non mi guardate perché non sono nessuno, non rappresento nessuno. Ciao Antonio, ben arrivato. Ovviamente le azioni in alto profilo attirano l'attenzione, quindi se vogliamo fare qualcosa di furtivo è meglio se ci mettiamo in basso profilo. È questo che il gioco, nella forma della voce elettronica dell'Animus, ci sta dicendo.
quindi RT è il tasto dell'alto profilo, quello che faccio in RT, cioè corsa, urtare, eccetera, sono azioni che attirano l'attenzione. Continueremo il processo di sincronizzazione provando alcune azioni di alto profilo. Benissimo. Afferra e scaglia questo individuo sull'indicatore usando il tasto della mano nuda in alto profilo. Quindi afferrare qualcuno e scagliarlo da una parte è sicuramente una cosa che attira l'attenzione. La prima cosa che da giocatore devo imparare, o meglio ricordarmi, è che questa azione non richiede una doppia pressione del tasto. Usa il tasto delle gambe in alto profilo per scattare. Ciò è utile per seminare i soldati o per avvicinarti a una vittima in fuga. Attento però a non urtare qualcuno, perché potresti perdere l'equilibrio e ruzzolare in terra. O peggio in acqua. Raggiungi correndo l'indicatore prima che lo faccia quest'uomo. Quindi devo correre, sostanzialmente, anzi scattare, perché la corsa normale non basta. Se scatto invece sono più veloce di lui. Ben fatto. Ci arrivo prima. Quindi corsa acrobatica. L'Animus fornirà anche altre importanti informazioni. L'icona di stato sociale muta al mutare del tuo stato. I diversi stati verranno spiegati presto in situazioni contestuali. Questa icona appare quando un soldato ti guarda. Il colore giallo indica che il soldato è sospettoso o ignora chi tu sia. Una pallina. Per illustrare il cambio nel livello di consapevolezza, assassina furtivamente questo soldato. Prima, punta sul tuo bersaglio. Io manco sempre i carretti di fieno. Affronteremo questo argomento a tempo e luogo, pane. Ci sarà molto da parlare anche su questo. Intanto però, lui mi sta introducendo anche ad un'altra dinamica. Ora seleziona la tua lama nascosta. La lama nascosta è selezionata sul tasto in alto. Con la lama selezionata, avvicinati al soldato e assassinalo usando il tasto della mano armata. Ovviamente preferisco farlo da posizione in cui non mi vede. Guardate che eleganza. Eh? È stato un assassino brutale, ma estremamente netto, secco. Bene, dove sei? Se qualcuno nota il cadavere, passa in allerta, mette la mano alla spada. Il cadavere ha allertato il soldato e mutato il suo livello di consapevolezza. Ora è informato, come mostra l'indicatore di testimone rosso. A questo punto è probabile che azioni aggressive o una condotta socialmente inaccettabile provochino una risposta armata. Provoca il soldato. Tipo dandogli una spinta, no? Uccidetelo! Uccidete l'assassino! Stato sociale è cambiata a indicare che sei stato scoperto. Perfetto. Usa la scala e cerca di interrompere la linea visiva. Interrompere la linea visiva come faceva Snake. Anche credi se in realtà poter andare più veloce di me. È tutto molto diverso. Ottimo. Ecco. La linea visiva è stata interrotta. Corri nel giardino pensile per nasconderti al soldato. Bene. Il tuo stato sociale indica che sei nascosto, ma che il soldato ti sta ancora cercando. Aspetta finché lo stato sociale torna a cambiare. Quindi se rimango nascosto per un po' di meglio da fare. Ecco. Return at your positions. Ben fatto. Il soldato ha perso le tue tracce. Ora sei anonimo e puoi uscire dal nascondiglio. Ok. Ottimo. Allora, bisogna annotare una cosa, ma restare questo anonimo alimenterà la barra di sincronia. Sarà evidente e più avanti. È più agevole il tuo lavoro di assassino. Ci sono diversi posti che puoi usare come nascondiglio. Prima però devi sempre interrompere la linea visiva e poi usare un nascondiglio per dileguarti. Oppure nasconderti fin dall'inizio quando ancora non sei ricercato. Quindi vediamo le varie opportunità, la panchina, il carro di fieno, il giardino pensile e il gruppo di pellegrini. Proseguiamo con una dimostrazione di mimetismo. Questo si può attivare con l'uso passivo delle gambe. Puoi fingerti un monaco per passare vicino ai soldati senza destare sospetti. Usa questo metodo per raggiungere l'indicatore dietro ai soldati. Ci saranno molte cose da dire riguardo a questa faccenda di sembrare un monaco, però effettivamente passo così qua in mezzo, sembra veramente un pellegrino dormiente, quindi nessuno dovrebbe pensare che in realtà sia pericoloso. Bene. Ora
Ora che sei in piena sincronia, hai a disposizione una nuova abilità, l'occhio dell'aquila. Questo sesto senso aiutava il tuo antenato a capire le intenzioni di chi gli stava intorno. Aspetta un momento, Antonio. In realtà, a questo stadio è credibile, perché sì, tu dici che non è un monaco perché vedi che c'ha le cinture, le fasce, le cose, eccetera, eccetera. Però, in realtà, uno che va in giro con un cappuccio e un vestito bianco nella Palestina del 1100 potrebbe essere preso per un pellegrino. La cosa divertente è che loro continueranno ad adottare un abbigliamento simile anche attraverso i secoli e in altre ambientazioni storiche, e continueranno a passare inosservati con questo abbigliamento anche in città e ambientazioni dove è del tutto fuori luogo e quindi pienamente vistosa una cosa del genere. Ma di questo poi ne parleremo quando succederà. Diciamo che questa incongruenza abbastanza pesante, che ha fatto tanto ridere gli omini di Enciclopedia, deriva dal fatto che ovviamente il primo episodio è stato concepito in un'epoca in cui ancora non si aveva davanti la panoramica generale. Poi però si è scoperto che Altair, cioè la persona che stiamo guardando, poi scopriremo che si chiama così, è tanto figo vestito in quel modo, e quindi perché non usare un vestito simile ma più evoluto anche per gli altri? È una cosa che piacerà tanto al pubblico. E quindi poi si è caduti in questa contraddizione che nel tempo è diventata particolarmente... Riesco a crederci. Scusate, sto cercando. Davvero non ci sono i sottotitoli? Tu mi dirai, il gioco in italiano, che ti servono i sottotitoli? Perché nelle situazioni concitate si potrebbe non sentire quello che dicono perché è coperto dai rumori o dalla musica. Io uso sempre i sottotitoli, anche nei giochi in italiano, e non capisco perché non riesco a trovarli. Cioè, che non ci siano lo vedo proprio impossibile, però non riesco a capire dove attivarli. Vibrazione, aggancio bersaglio, densità della folla, sangue, attivatore di alto profilo, non ci interessa. Modifica dei comandi. Grafica. Struttura dell'interfaccia. Interfaccia comandi. Barra di sincronia. Sistema di GPS. Icona armi. Basta. Visuale. È visuale. Inverti asse Y, sensibilità asse Y, inverti asse X, sensibilità asse X. Dovrebbe essere audio in teoria. Volume dialoghi. Al massimo. Volume musica. Non c'è. Gioco, non c'è. Boh, vabbè. Aspetta, opzioni, registro ricordi, esci dal gioco, riprendi. Proveremo più tardi. Ben fatto. Ok, quindi questo mi fa capire chi sono i nemici, chi sono quelli che possono diventarlo perché sono in allerta, chi sono quelli normali e chi sono gli obiettivi. Ricorda, potrai sfruttare l'occhio dell'aquila solo quando sarai in piena sincronia. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in tre principi. Primo, mai fare del male a un innocente. Okay. Secondo, essere sempre discreti. Perfetto. Terzo, non compromettere la confraternita. Bene, se sembrano... dovessi perdere la sincronia, puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato.
oppure osservando il credo. Sembrano quasi le leggi della robotica. Hai superato il corso di istruzione. Ora verrà caricato il blocco di memoria più stabile. Quindi il credo dell'assassino, che dà il nome al gioco, in effetti prevede delle regole. Tra cui non uccidere innocenti. Aspetta, che mi sembra... deve esserci un altro modo. Non c'è bisogno che muoia. Perfetto, è la prima regola, già. Beh, ce la siamo. La fortuna favorisce la tua lama. Non la fortuna, l'abilità. Resta a guardare, potresti imparare qualcosa. Davvero? Ti insegnerà a trascurare tutto ciò che il maestro ci ha insegnato. E come avresti fatto tu? Non avrei mai attirato l'attenzione su di me. Non avrei tolto la vita a un innocente. Io avrei seguito il credo. Niente è reale, tutto è lecito. Un giorno sarai come me, Malik, e comprenderai meglio queste parole. Non conta come svolgiamo l'incarico, solo che sia fatto. Ma non sono questi i principi. I miei sono migliori. Vado in avanscoperta. Andiamo bene. Cerca di non disonorarci oltre. Qual è la missione? Mio fratello non mi ha detto nulla. Solo che devo essere onorato dell'invito. Pensiamo che i Templari abbiano trovato qualcosa sotto il Monte del Tempio. Templari? Non lo so. Ciò che conta è che il maestro lo considera importante. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di recuperarlo. Ok ragazzi, si parla di Templari e si parla di Monte del Tempio. Quindi questo, vedi, siamo al Tempio di Salomone. Recupera il manufatto al Tempio di Salomone. Vi ricordate che si diceva che i Templari avessero... acquisito i loro favolosi e incredibili tesori, dei quali abbiamo parlato per due giochi di seguito e anche per altre live, nel Tempio di Salomone, che erano nati per custodire? Bene, probabilmente siamo finiti nel bel mezzo di questa vicenda. Allora, però abbiamo infranto la regola numero 1, non uccidere innocenti. Questo vecchio, a quanto diceva Malik, il nostro collega, non necessitava di essere ucciso, eppure lo abbiamo fatto con lo stesso. Le altre due regole sono essere discreti e non compromettere la confraternita. Vediamo se riusciamo a ricordarcene meglio. Allora, io adesso dovrei correre. Premi senza rilasciare l'RTA e muoviti per salvare un oggetto all'altro, così. Ok, inseguiamo Malik. Allora, come faccio a procedere immediatamente? Premi LT per agganciare il bersaglio, così. Premi X per uccidere in basso profilo e premi senza rilasciare LT. Premi X per uccidere in alto profilo. Ah, ok, sì. Noi vogliamo essere silenziosi. Questo a quanto pare invece dovevamo ucciderlo, perché nessuno ha protestato. Lì! Quella deve essere l'arca. Ah, l'arca dell'alleanza. Non essere stupido, quella non esiste. È solo una favola. Allora cos'è? Zitti, arriva qualcuno. Voglio che superiamo quelle sbarre entro l'alba. Prima sarà nostro. Prima potremo volgere la nostra attenzione su quegli sciacalli di Masyaf. Roberto di Sable, la sua vita è mia. No, non è. Dobbiamo recuperare il tesoro e affrontare Roberto solo se necessario. Si frappone tra noi adesso. Direi che è necessario. Discrezione, Altair. Codardia, vuoi dire? È il nostro peggior nemico. E abbiamo l'occasione di disfarcene. Hai già violato due principi del nostro credo. Così violeresti il terzo. Non compromettere la confraternita. Ti sono superiore, per titolo e per abilità. Non mettere in questione ciò che dico. Molto arrogante il nostro, eh? Semplicemente convinto che il suo modo di risolvere le cose sia migliore di quello previsto dal credo. O lo fa perché è un presuntuoso, o perché è molto sicuro di sé. Ovviamente questo mette molta pressione al giocatore. Ora, che questo Roberto di Sable sia il pelato di Brothers o no, io dovrei cercare di ucciderlo senza dare troppo nell'occhio, ma... come vedete, questi si guardano tutti a vicenda. Fermi, Templari! Mi vedranno non per siete forza. I soli ad avere interessi qui. Ah. Bene, questo spiega il mio uomo mancante. E che cos'è che volete? Sangue.
sangue. Non sai in che cosa ti mischi, assassino. Ti risparmio solo perché tu possa andare a riferire questo. Belle gigantesche. La terra santa non è più sua. Dovrebbe fuggire finché può. Se rimane, tutti voi morrete. Uomini, alle armi! Uccidete gli assassini! Dobbiamo prendere un po' confidenza con alcune cose. Ok, qui entriamo in contatto con uno degli elementi che compongono l'anima del gioco, il parkour. Premi senza lasciare TA e muoviti per correre sul muro. Correre sul muro? What? Ah vabbè, sì, puoi fare qualche passo verso l'alto per raggiungere una sporgenza o un elemento. Ecco qua, perfetto. Ok, wonderful, isn't it? But only Prince of Persia can do it. E rieccoci nella versione dei gatti, dei tappeti e delle tapparelle. Perfetto. Passaggio a un ricordo più recente. Altair, sei tornato. Rauf. Mi fa piacere vederti illeso, dai. Immagino che la tua missione sia riuscita. Il maestro è nella torre? Sì, sì, sepolto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Grazie, fratello. Salute e pace, Altair. Altrettanto. Il GPS nell'angolo inferiore a destra dello schermo mostra il tuo prossimo obiettivo e altre informazioni, tra cui la distanza, credo. Ok. Con questi ci posso parlare? No. Vediamo un po' cosa abbiamo di qua. Ma perché si comporta così? Stolto. State un po' più attenti. Maledetto NPC, di il nome completo, Altair Ibn Lad, dai, su, prova a pronunciarlo senza che i pixel della lingua ti si confondano. In realtà, solitamente... Oh, oh. Ecco, questa roccaforte assomiglia un po' a Crack the Chevalier, che abbiamo visto nella crociata maledetta. Vedete, un po' come si richiamano poi le ambientazioni, no? Allora, stiamo salendo sempre più. Dicevo, solitamente il nome e cognome si usa solo o quando porti molto rispetto a qualcuno e quindi sei in una posizione inferiore. Sì, Esir, stai un po' attento, non spingere, poi pensano che gli vuoi fregare la moglie. Hai ragione, hai ragione. Questo però, se lo spingessi, in realtà non gli starei fregando la moglie, vorrei fare qualcos'altro. Ma perché dovrei assassinarlo, cioè? Sei un uomo morto! Muore, infedele! Sei mio! Ah sì? Davvero? Siamo a questo livello? Torna indietro! Come osate? Chiamare Serpente Boa un collezionista di francobolli. Ma vorrei scappare però, eh. Un po'. Ecco, ecco di per. Ah, addirittura. Wow. Com'era quella storia delle bambine? Eccolo di ritorno. Abbas. Dove sono gli altri? Li hai anticipati sperando di essere il primo a tornare? So che detesti condividere con altri la gloria. Che
Il silenzio è solo un'altra forma di assenso. Non hai niente di meglio da fare. Reco ordini dal maestro. Ti attende nella biblioteca. Ok. Sbrigati, su. Senza dubbio sarei ansioso di leccargli gli stivali. Un'altra simpatico, parola e ti punto la lama alla gola. Più tardi ne avremo tutto. Ne ho già uccisi due, ti avverto. Fratello. Non fare il cretino con me. Simpatico Abbas, come una pigna dove dico io. Nella fortezza uso le armi è limitato al recinto di addestramento. È perché evidentemente ha visto come le uso fuori e quindi ha stabilito che è meglio disarmarmi per evitare altri problemi. Va bene. Guardiamola meglio sta fortezza. C'è un cortile. Il recinto di addestramento è quello, ma domanda, vedete il mio stupido modo di fare. Va bene. Comunque sì, Antonio, la scena del tizio che viene urtato e tira fuori la spada è proprio un ehi, c'hai problemi Altair, cioè sembrava fatta. È un onore. Ok. Il maestro attende all'interno. Andiamo a vedere un po' come è fatta la roccaforte all'interno. Biblioteca. Biblioteca. Eccoci qua. Altair, maestro, vieni avanti. Dimmi della tua missione. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Tesoro dei Templari. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. E vuoi dire? Vi ho deluso. È Gandalf. Il tesoro? Sembra Saruman. L'ha preso. E Roberto? Fuggito. Ti assomiglia un po' a Cristo. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora. E tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io... Non parlare! Non un'altra parola! Non l'ha presa bene. Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Kadar? Morti. No! Non morti. Malik? Io vivo ancora. E tuo fratello? No! Per colpa tua! Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? Questo si poteva evitare! E mio fratello... Mio fratello sarebbe ancora vivo! È andata roba male. Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Maestro, siamo sotto attacco. Roberto di Sable cinge d'assedio il villaggio di Masiaf. Dunque cerca lo scontro. Molto bene, non lo deluderò. Vai, informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Raggiungi il villaggio. Annienta quegli invasori. Scacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Ok, quindi abbiamo un assedio in corso del quale occuparci. È andata proprio male, però alla fine il tesoro è stato preso. A questo non piacciono le pigne, o meglio gli piace usarle sugli altri le pigne, sì. Non
per chi me lo immaginavo. Allora, questo è un assedio, quindi se dobbiamo combattere ci serve la spada. Oh. Altair, fortuna che sei arrivato, ci serve aiuto. Che è accaduto? Templari hanno attaccato il villaggio. Molta della nostra gente è fuggita. Molta, ma non tutta. Cosa ti serve che faccia? Distrai i Templari. Tienili occupati mentre io salvo quelli ancora all'interno. Come desideri. Allora, vedete come questa scena assomiglia a qualcosa che abbiamo visto nel primo Templare alla ricerca del Santo Graal. I Templari stanno attaccando una roccaforte, che in quel caso era tenuta dai francesi, in questo caso da Altair e i nostri amici, per impossessarsi di qualcosa di molto prezioso che c'è nascosto all'interno. La domanda è: quel tesoro di cui si parla è il Santo Graal? Perché il dubbio può venire. Stiamo parlando di un tesoro che i Templari avevano preso nel Tempio di Salomone e che noi siamo andati a rubargli, potrebbe essere il Santo Graal. Tasto D su lama nascosta, giù pugni, sinistra pugnali da lancio, tasto destro spada. Seleziona la spada. Eccola. Ma chi sei? E qua invece non c'è una scala. Mi lancio giù. L'assassino! Largo! Ingaggiare in duello, premi LT per entrare e uscire alla modalità di combattimento. Seguitelo! Più veloce! Iniziare. Non va per il sottile il ragazzo. Bella. Piacente. Scendere, no? Bene. Ops, scusate, non ho resistito. Non avrei dovuto, ma... Fermate l'attacco e tornate a Basiacqua! Ordine di Almolim! Avanzamento rapido... Le stiamo tornando indietro, ci stiamo ignobilmente ritirando. Perché li uccidevo tutti da solo? Tanto ormai abbiamo capito che Altair è il tipico one man army da... Sono vivo, sono canto e posso fare tutto anche senza di voi, perché io so io e voi non siete un cazzo. Almeno finora il suo carattere lo abbiamo. Vieni Altair, inquadrato così. Al-Mualim non ha ancora finito con noi. Dove stiamo andando? Lassù, abbiamo una sorpresa per i nostri ospiti. Fai esattamente come me. Vedrai che presto capirai tutto. Vai su quella piattaforma, Altair. Thank you.
Questo sembra il trampolino. Pagani! Rendetemi ciò che mi avete rubato! Non ne avete diritto, Roberto! Ritiratevi prima che sia costretto ad assottigliare i vostri ranghi! È un gioco pericoloso il vostro! Vi assicuro, e non è un gioco! Ebbene sia! Portate l'ostaggio! Il villaggio è in rovina! E le vostre scorte non sono infinite! Quanto impiegherà la vostra fortezza a cadere? Che faranno i vostri uomini quando i pozzi saranno secchi e il cibo esaurito? I miei uomini non temono la morte! L'accolgono con gioia, con le ricompense che reca! Bene! Oh, bene. Allora li accontenteremo! In effetti però... Seguimi, e pensateci. Senza alcuna esitazione. Mostrate a quello stolto che significa non avere paura! Andate con Dio! Questo è il tipico discorso che a cui avremmo potuto assistere tra crociato e musulmano. Cioè, è molto realistico. Premi senza rilasciare RTA e muovi verso il limite per compiere un salto della fede. Vabbè, quindi è quello che ho fatto prima, ma sembra semplificato, ma fa sempre un po' impressione fare sta cosa. Io non sarei capace di farlo, neanche se fossi super addestrato e sapessi che va bene. Questa cosa mi dà i brividi solo a guardarla. La gamba! A proposito... No, la mia gamba! Zitto! Altrimenti i templari ci sentiranno! È successo? Non fatelo a casa! Io invece che devo fare? Io devo resto qui ad aiutarlo! Devi procedere senza di noi! Quelle funi ti porteranno a una trappola! Vai a farla scattare! Fa piovere la morte sul nemico! È più facile farlo in basso, proprio. Ah, devo camminare sulle travi. Sì, certo. Delle altezze proprio è un viaggio quasi spirituale. Scalare, premi senza lasciare il tasto A e muovi verso un muro per iniziare a scalare. Usa le frecce per spostarti. Questa cosa a cui avete appena assistito la vedrete spessissimo in Assassin's Creed ed è una grande cazzata. Se fai questa cosa ti ammazzi, è sicuro che ti ammazzi, perché quindi soprattutto questo non fatelo a casa, perché però la fanno tutti, la rivedremo nel 2, in Brotherhood, Revelations, eccetera eccetera eccetera. La scalata è un po' più realistica rispetto ai nuovi, sì, ma comunque ci sta sta stronzata che... Ah! Okay. Sei stato bravo a respingere Roberto da qui. Le sue forze sono in rotta. Passerà molto tempo prima che torni a infastidirci. Dimmi,
Sai perché hai avuto successo quest'oggi? Hai ascoltato. Se avessi fatto altrettanto al Tempio di Salomone, Altair, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Ma ho fatto come richiesto. No, hai fatto come ti pareva. Come di Ma lì che mi ha detto dell'arroganza che hai dimostrato, del tuo disprezzo per i nostri principi? Che state facendo? Esistono regole. Non siamo niente se non obbediamo al credo dell'assassino. Tre semplici dogmi che tu sembri avere scordato. Te li rammenterò. Primo e più importante: trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Ecco. Lo so. E trattieni la lingua finché non ti do licenza di usarla. Ceffone epico. Conosci così bene questo principio. Perché dunque hai ucciso il vecchio nel tempio? Eccolo là. Era innocente. Non c'era bisogno che morisse. La tua insolenza non conosce limiti. Rendi il tuo cuore umile, ragazzo. Lo giuro che te lo strappo dal petto con le mie stesse mani. Fighissimo sto maestro. Il secondo principio è quello che ci dà forza. Nasconditi alla vista. Confonditi tra la gente così da diventare un tutt'uno con la folla. Te ne ricordi? Perché da quanto ho saputo hai scelto di esporti, attirando l'attenzione prima di colpire. Sì, un cazziatone leggendario, proprio. Terzo e ultimo principio. Il peggiore dei tuoi tradimenti. Mai compromettere la confraternita. Il senso dovrebbe essere ovvio. Le tue azioni non devono mai esporci a pericoli, giusto, diretti o indiretti. La tua condotta egoistica a Gerusalemme ha messo tutti noi a repentaglio. Ancor peggio, hai condotto qui il nemico. Mamma Ogni mia. Uomo che abbiamo perso quest'oggi è caduto a causa tua. Pesante. Mi dispiace, davvero. Ma non posso tollerare il tradimento. Attenzione. Non sono un traditore. Le tue azioni parlano altrimenti. Perciò non mi lasci altra scelta. Mi uccide, game over. È stato la bello, ragazzi. Sia con te, Altair. Passiamo a Assassin's Creed 2. No! Che ne dite? Abbiamo finito il gioco in soli 60 minuti. Sto un livello di adattamento molto superiore agli altri. Allora, qui esca, lo faccio uscire comunque. È stato grande. Dentro troppo a lungo. No, no, siamo ancora lontani da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore, che sarà mai? Discutiamo in sala conferenze. Diamo a Desmond un minuto per sgranchirsi le gambe. Ah, si chiama Desmond. Non vedo perché dovremmo. Dottore, la prego. Bene. Ok, quindi Desmond è il nostro barista che una volta ammazzava le persone, eh? E Altair è l'arrogante che a quanto pare ci siamo giocati. Adesso forse vedremo un altro antenato, oppure succederà qualche altra cosa. Ma c'è un modo per ascoltare questi due? No, è insonorizzata, maledetti. Quanto vi posso odiare. Comunque, ragazzi. Ah, si sentono le voci, però. Ovviamente si sentono, però. Che brava la più la table, che brava stare. Vabbè, quello è ovvio, ma credo che sia fatto apposta perché non ci è consentito, per motivi romanzeschi, ascoltare quello che si dicono in questo momento. Allora, vediamo dove siamo. Cioè, questo posto è in un palazzo in mezzo a una città, giusto? Ovviamente sono super guardato a vista dalle telecamere. Vediamo se posso giocare il suo computer, ma non l'avrebbe lasciato qui se contenesse qualcosa di importante. Questo incipit comunque è un po', diciamo, anche Call of Duty qualche volta ti mette in questa condizione, di immedesimarti in un protagonista e poi muore subito. È successo in una sezione di Modern Warfare, accadeva in Modern Warfare 2 forse. Thank you.
anche nel 3, giusto? Boh, vediamo l'altra stanza. Così. Ah, è una camera da letto. Sì. Beh, insomma, per essere un prigioniero è un alloggio abbastanza confortevole. Spartano, ma è confortevole. Premere qualunque tu. Ah, non posso neanche cambiarmi. Ovviamente adesso avremo le classiche sequenze alla gioco Quantic Dream, in cui possiamo lavarci le mani, fare la doccia, andare al bagno, eccetera, eccetera, no? Però se non puoi cambiarti, come fai a fare la doccia? Qui c'è un letto, ma non penso che mi serva dormire adesso. Beh, avete finito di confabulare, sì? Per oggi abbiamo finito, signor Miles. Torni nella sua stanza e si riposi. Ciao, dragone! Ben arrivato. E quindi, secondo voi? Aspetta. Se sono venuti qua dentro è perché a me in mente di parlare di voi. Ah, ecco, adesso lui se ne va. E allora, dottoressa, vuoi dirmi qualcosa? Quindi sei davvero un assassino? Come Altair? Sì e no. Che vuoi dire? Avrei dovuto esserlo, ma sono scappato dalla fattoria quando avevo 16 anni. La fattoria? Sì, è così che chiamavano il posto in cui sono cresciuto. La fattoria. Come Masyaf, credo. Solo non così... tetra. Una piccola comunità in mezzo al niente. Eravamo una trentina a vivere, come dire, fuori dagli schemi. Perché? Pensavo che i miei fossero solo degli hippie fuori di testa, che cercavano di resistere all'autorità. Mio padre parlava in continuazione dei nostri nemici, che ci avrebbero cercato, che dovevamo essere pronti. Nessuno è mai arrivato, però. Non è mai successo niente. Perché sei scappato? Non potevo mai uscire dal complesso. Hai idea di come ci si senta essere intrappolati in un posto, sapendo che c'è un intero mondo che non riuscirai mai a vedere? Non ti mancano i tuoi genitori? No. Per come la vedevo io, non erano i miei genitori. Erano i miei guardiani, e io il loro prigioniero. Sembra che volessero soltanto proteggerti. Con quello che è successo, non lo so. Forse avevano ragione. Forse avevano ragione. Scusa, non volevo rivangare il passato. Non importa. Mi dà qualcosa da pensare. Cerca di dormire un po'. Domani sarà una giornata lunga per tutti. Non ti legge il nome? Non ti sto guardando le dette, voglio solo vedere se riesco a leggere il nome. Non mi dare del maniaco, per favore. Come va, dragone? Bene? Abbastanza bene. No, te ne vai, io volevo leggere il cartellino. Ti prego, non lasciarmi qui. Ho una domanda per te prima di ritirarmi. Dimmi. Come hanno fatto a trovarmi? E insomma, sono 10 anni che non mi avvicino a un altro assassino. Hai usato il tuo nome? No. Mai prima di oggi. Carte di credito? Solo contanti. Il telefono? E chi chiamavo? La patente di guida? La motocicletta. Passione fatale. Ecco la risposta. Foto, cioè? Impronte digitali. Questa è una casa farmaceutica. Cosa? Che c'entra l'abstergo col registro veicoli? Desmond, questa gente è dappertutto. Ok. E ragazzi, le meraviglie del mondo globalizzato, digitalizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ok, però non ti girare. Voglio leggere il cacchio di cartellino. Dove vai? Ferma. Non se ne va. Mi lascia. Non so. Che mondo di merda. Ti fermi qualche volta, magari in un'angolazione. Sembra veramente che voglia fare qualcosa di ambiguo, ma prometto che no. Però credo che sia fatto per non essere letto il cartellino. E leva quel quaderno. Lucy? Qualcosa. Ma non si riesce a leggere. Vabbè, Lucy. Ok, aspetta. Provato. Eccolo! Ce l'ho fatta. Lucy Stillman. Benissimo.
Ok, me ne vado a letto. È stato bello. Merda, mi hanno chiuso dentro. E che ti aspettavi? Non ho capito. Pensavi di essere in albergo? Non è in albergo, ma in abstergo. Va bene, come siamo simpatici. E quindi niente, non c'ha manco un pigiama lui, va a dormire vestito. Però, cioè, qui c'è un modo per farsi la doccia. Ragazzi, era doveroso. Cioè, in realtà sembra un albergo a 4 stelle per quello che c'è a livello di comfort e tutto. Però non ho un pigiama per dormire, va. E quindi dormiamo vestiti con la felpa addosso. Vabbè. David Cage sarebbe fiero di tutto questo. Il mattino seguente, il giorno dopo. Sa una cosa, Doc, svegliarsi con lei che mi osserva è abbastanza inquietante. Infatti, abbigliato su di me mentre dormivo. La stessa cosa. Vediamo sempre su di lei. Ora si alzi, abbiamo molto da fare. Chissà chi dovrò uccidere oggi. Non faccia il gradasso. Il suo antenato aveva quasi ragione, signor Miles. Se la morte di pochi uomini malvagi, peraltro, poteva salvare quella di altre migliaia, beh, mi sembra un sacrificio accettabile. E voi che ne pensate invece di questa filosofia? Perché guardate che a volte gli uomini di potere ragionano così non perché sono brutti e cattivi, ma perché ci sono costretti. Cioè, se tu sai che un gruppo di terroristi c'ha una bomba atomica che sta per lanciare su una metropoli con 5 milioni di abitanti e sai che devi farli fuori tutti per evitare che facciano esplodere l'ordigno, cosa fai? Questo che ha appena espresso, eh? Quando Al-Mualim stava sgridando Altair ci stava bene un fail. Sì, sì, diciamo che aveva più o meno quello stesso piglio, no? Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo. Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro. Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, torneranno al massimo sempre. Guadagni tempo. Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico. Chimica per le masse. Educazione. Medicina for dummies. Rieducazione, per essere precisi. Ma non è facile. E non sempre funziona. Mi faccia indovinare. Avete una soluzione migliore? Lui ce l'ha un cartellino. Qual è allora? Non vorrà che glielo dica. È stato molto sottile, ragazzi. Comunque lui non c'ha un cartellino per leggere come si chiama. Ma che cavolo, questi dipendenti indisciplinati che vengono a lavorare senza cartellino, eh? Va bene, e quindi stiamo andando veramente a uccidere qualcun altro. E come ha fatto il mio antenato a sopravvivere se gli hanno piantato un pugnale tra le costole? Mandi la posta a tua moglie? No. Sta guardando un file. Ma sono io quello? No, non sono io. Però non riuscirò mai a leggere. No, c'è scritto abstergo. Ha dimenticato però. Come ci si siede, signor Miles? È un po' come Peter Griffin. Chissà se era una citazione. Scusate. Ci metterò un po' a ridere. Si sieda. Cazzo vuoi? Vabbè. Allora, niente, mi stava suggerendo in maniera piuttosto sottile e, come devo dire, poco invasiva, che non ho altra scelta che mettermi qua sopra. Non complichi le cose. Si sieda nell'animus e vediamo di cominciare. Hai rotto il cazzo, non sei mica il mio professore di scuola, oh! Calmo! Vabbè! Questi sono tutti incazzati, sia nel passato che nel presente! Infatti! Oh, ma mai uno che... Ha dimenticato come funziona l'animus? Madonna! Seleziona un ricordo dal menu di fronte a lei e iniziamo! Mamma mia, che palle, uomo! Ma rilassati, mi sa che tua moglie ti ha lasciato, non era lei quella a cui andavi la posta, eh? E non c'hai manco l'amante, se la metti così, allora. Crediti, il team... Allora, ragazzi, guardate che finezza.
il team di sviluppo dell'Animus. Cioè, quando vai a vedere i crediti, tu non stai guardando il team di Ubisoft che ha realizzato questo gioco. Andiamo, ma... signor Miles, non perdiamo tempo. C'hai rotto il cazzo, signor non so come, perché non so manco come ti chiami. Almeno me l'avessi detto, potrei insultarti per nome. Continua, carica l'ultimo ricordo, esci all'Animus. No, continuiamo, sennò questo si fa pigliare una cosa. Sembrava tranquillo quando ci abbiamo parlato prima. Quando l'Animus mostra che una guardia informata ti vede, dovresti mimetizzarti immediatamente. Sono vivo. Sono vivo? Come ma abbiamo visto colpirmi. La morte mi ha preso. Hai visto ciò che ho voluto che tu vedessi. Cioè? E poi sei entrato nel sonno della morte. Ah, quindi siamo in Flatliners. Così da risvegliarti e rinascere. A quale fine? Ricordi Altair per cosa combattono gli assassini? La pace in ogni cosa. Sì, in ogni cosa. Non basta arrestare la violenza di un uomo su un altro. Si riferisce anche alla pace dentro di noi. Non puoi avere l'una senza l'altra. Così si dice. Così è. Ma tu, figlio mio, non hai trovato la pace interiore. E purtroppo questo si vede. Direi arrogante e presuntuoso. Sì. Non siete stato voi a dire che niente è reale e che tutto è lecito. Non comprendi il reale significato di questa frase, figliuolo. Tra l'altro essa è vero. Non garantisce la libertà di fare come ti aggrada. Esatto. È una nozione che deve guidare i tuoi sensi. Presuppone una saggezza di cui chiaramente difetti. Non di allora che ne sarà di me? Dovrei ucciderti per le pene che ci hai causato. Malik crede che sia giusto. La tua vita in cambio di quella di suo fratello. Ma sarebbe uno spreco del mio tempo e del tuo talento. Ah, però, vedrai che sei stato privato dei tuoi averi, oltre che del rango. Sei tornato un novizio, un bambino, come eri il giorno in cui ti sei unito al nostro ordine. Ti sto offrendo l'occasione di redimerti. Dovrai meritarti il rientro nella confraternita. Presumo che abbiate in mente qualcosa. Prima devi dimostrarmi che ti ricordi di come essere un assassino. Un vero assassino. Volete che uccida qualcuno? No, non ancora almeno. Per il momento ritornerai a fare l'allievo. Non ce n'è bisogno, sono un priore. Eri un priore. Altri rintracciavano le vittime per te, ma ora non più. Da oggi dovrai trovartele da solo. Se questo è il vostro volere. Lo è. Allora ditemi che cosa devo fare. Sono stato tradito. Qualcuno stava aiutando Roberto di Sable. Uno dei nostri. Scopri dov'è e conducilo qui perché possa interrogarlo. Cosa potete dirmi del traditore? Ah, ma questo è quanto. Ti ho già detto tutto. Il resto sta a te. Ok, allora ragazzi, abbiamo assistito, senza essercene neanche resi conto, ad un altro tipico espediente registico e narrativo che di solito però viene usato più nei videogiochi. Nei film e nei libri non ce n'è bisogno, ma nel videogioco sì. Leggo un attimo la chat. Questi sono tutti incazzati, ok. Esir, guardargli il cartellino e lo vogliamo insultare. Sì, il principio era quello, Overflow. Volevo leggere il nome per potergli dire in faccia che cosa pensavo di lui. Allora, ragazzi, abbiamo assistito ad un altro espediente narrativo. Cioè, nei videogiochi succede spesso questa cosa, che tu vivi una vicenda... aspettate un secondo che devo scrivere una cosa. Perdonatemi, devo mandare un messaggio. Dicevo, questo è un tipico espediente narrativo che si vede nei videogiochi.
Ti faccio cominciare il gioco e fare un breve prologo con tutti i poteri e poi ti trasformo in una meba. Di solito lo si fa per dare al giocatore un'idea di quello che si arriverà a fare in partita avanzata, però poi tutti i poteri te li devi riconquistare. E ovviamente per evitare che questa cosa incida negativamente sulla sospensione dell'incredulità bisogna trovare un espediente narrativo per inseriscelo. In molti casi questa cosa viene fatta tramite la tecnica del flashback, cioè tu mi fai vedere una cosa che succede alla fine del gioco, cioè alla fine della vicenda, quando il protagonista ha già tutti i poteri e tutte le sue cose fighe, e poi mi rispedisci all'inizio quando invece è un signor nessuno. È quello che succede in Prototype, per esempio. Lui ti fa fare un assaggio di quello che il protagonista sa fare con tutti i suoi poteri e poi però scopri che quello è la fine della storia, non l'inizio. Per cui in realtà ti fa ritornare ad un inizio dove lui non sa manco come si chiama. O per meglio dire, visto che rimaniamo in argomento, non sa nemmeno come ci si siede. Ok? Qui ha usato un espediente diverso. Cioè noi siamo stati degradati al minimo del rango sociale della nostra confraternita per le gravi infrazioni commesse al regolamento e per i disastri che ne sono seguiti. Quindi a seguito di questo tutte le nostre armi, tutti i nostri poteri, tutte le nostre abilità ci sono stati tolti. Dobbiamo ricominciare da capo. Addirittura siamo tornati non a zero, ma a meno uno. Perché lui, prima di darci un incarico da novizio, vuole che riscattiamo il nostro nome ai suoi occhi, trovando la persona che l'ha tradito. Per dimostrare di essere in grado, se sei stato degradato, hai perso la spada, la lama nascosta, i capelli, il cartellino... Contrasto letale, spada corta, pugnali da lancio, questa è tutta la roba che lui ci farà ritrovare nel corso del gioco. Urto, appiglio, sporgenza, riequilibrio, schivata, pugnali da lancio. È un po' come quando muori in un gioco alla Diablo e c'è l'esplosione di tutto il tuo equipaggiamento che viene sparpagliato intorno al tuo cadavere, no? Bene. Adesso abbiamo solo 4 barre di vita e non abbiamo nessuna abilità di combattimento, presumo neanche un'arma. Combattiamo a cazzotti. Nonostante l'umiliazione di essere stato degradato e aver perso anche la stima e la fiducia del suo maestro, Altair non perde la sua camminata altezzosa. Quando cammina fa sempre il guappo, tranne quando cammina da monaco, ma quello è un altro discorso. È tutta una farsa, non gli credete. Bene. Mimetizzarsi. E niente, dobbiamo procedere. In realtà anche questo fa parte del tutorial, però... Dobbiamo uscire dalla fortezza e trovare il traditore. Come vedete c'è sempre il GPS che mi suggerisce dove andare e quanto dista l'obiettivo. Senza mi sentirei bene. Salute e pace, Altair. Mi sbarri il passo. Sì, Al-Mualim mi ha chiesto di aiutarti. Di ricordarti come si caccia una preda. So come si fa. Comunque sia, non intendo disobbedire. E allora sbrigati. Gli Ashishun hanno molti strumenti a disposizione. Ashishun, sì, vedete? Sì. Possiamo rigliare, borseggiare, usare la violenza per intimidire. Bravo, te ne ricordi. Così vuoi che mi aggiri in mezzo agli altri e acquisisca informazioni sul traditore? Sì, inizia al mercato del villaggio. È lì che l'abbiamo notato la prima volta. Tu sai chi è? Forse. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Non è così che funziona. Ora vai. E ricorda, okay, inizia dal mercato del villaggio. Quindi praticamente lui mi sta facendo fare una cosa che non è utile per quello che devo fare, ma per insegnare ad Altair una lezione di umiltà e a me le dinamiche di gioco. Ancora una volta il dualismo. Come calare nel contesto narrativo una cosa che hai bisogno di fare per motivi funzional videoludici, diciamo così, no? Il fatto di avere questa amalgama è una cosa che fornisce molta più immersione al giocatore. Ed è una tecnica videoludica estremamente efficace, che ci fa capire quanto sono fighi gli sviluppatori di questo gioco, sostanzialmente. Non a livello di programmazione, ma proprio a livello registico. Allora, abbiamo detto che questo salto lo posso fare senza paura. Ok. Mentre qui invece mi devo aggrappare e poi scendere. Perché non posso? Ok. Cosa può farsi male?
finirà col farsi male, questo lo stabilisco io. Leva la mano da quella spada e l'ultima volta è finita male. Anche se adesso sono disarmato, ti faccio il culo lo stesso. Abbiamo aperto. Ok, 124 metri. Vediamo un po'. Sì, sì, certo. E come si fa a essere così maldestri? Così maldestri? Non avete mai visto qualcuno fare cose del genere? Ma guarda che mi tocca sentire. A proposito di maldestria o maldestrezza, che disti voglio. No, ma cosa fai? Cosa fai? Non era questo che volevo. Diceva Grey Fox, solo un folle affida la sua vita ad un'arma. Esatto, il corpo a corpo è la base di ogni combattimento. Assassin's Creed. Ma raga, è l'edition. Sì, esattamente. Bravo, Overflow. E dai, ma... state sempre in mezzo alle scatole, però, eh. Ok, siamo vicino all'obiettivo, ma non ho ancora capito che cosa devo fare. Siediti su una panca, aggancia il bersaglio per iniziare a spiare. E dove sta la panca? Dovrei trovare una capra che campa. Probabilmente questa, anche perché non ce ne sono altre. Spionaggio, ok, allora LT per agganciare il tizio. Premi Y per origliare. Quanto so ciò che ho visto. Mazun ha aperto la porta. Ha fatto entrare i Templari. Allora devi dirlo ad Al-Mualim. Non posso. Mazun non agiva da solo. L'ha aiutato qualcuno dentro la fortezza. Che cosa te lo fa credere? Uno scambio di lettere tra lui e qualcuno all'interno. Gliele recapitava il canestraio. Ok. Questo non è un motivo per tacere. Ma il canestraio gli ha consegnato una lettera appena prima dell'attacco. Sospetto che recasse l'ordine di aprire la porta. Parla col canestraio. Può dirci il nome del complice di Mazun? È scomparso. Si nasconde per timore di essere coinvolto. Certo. Ah, probabile che sia dentro una delle sue ceste. Ok, quindi abbiamo acquisito un'informazione. Vedete l'elica del DNA che si sta riempiendo mano a mano. Che riusciamo ad acquisire le informazioni. Vedete, il gioco non è solo azione. C'è anche una componente, potremmo dire, investigativa o comunque di... attività alternative al combattimento. In questo caso non ho bisogno di pedinare nessuno, devo solo individuare il canestraio. Quindi dobbiamo fare proprio delle indagini, in realtà. Ti levi di torno? Come si faceva, B? Allora. Ma cosa? Ma cosa sta facendo? Ma tu fatti un po' gli affari tuoi, io mi faccio i miei, eh. Comunque queste frasi, ragazzi, vi rendono conto delle azioni in alto profilo. Cioè, quando tu fai azioni in alto profilo, la gente ti guarda. Se succede qualcosa che non deve succedere, fai scattare un allarme mentre sei in alto profilo. Borseggio, premi LT per attivare la missione di borseggio. È lui. Ok. Devo colmare un po' le distanze. Poi avanzare verso di lui. Quando appare il borseggia, devo eseguire. Vero? Che devo fare? Spostare, utilizzarsi, ma gli sono addosso così. Gli devo passare avanti? O forse urtarlo? Aspetta, ma sto seguendo la persona sbagliata. Vediamo, non è lì. Devo tornare sull'obiettivo.
Il primo l'ho adorato, anche se aveva le meccaniche di arrampicata in alcune parti fastidiose. No, in realtà ci sono parecchie cose che sono fastidiose qua dentro. A un certo punto diventano molto molto indisponenti. Però se pensate che questo è il primo gioco che ha proposto tutto questo, allora premi LT per attivare il borseggio. Vicinanza eccessiva al borseggio. Vedi, lui mi fa comparire quello come bersaglio. Allora che devo fare? Sì, esatto. Allora, com'è il basso profilo B? No, non mi dico niente. Ti sposto. Perché lo dovevo guardare? Tenendo nell'occhio. Non provare a farlo di nuovo. Il bersaglio è lui. E ci siamo. Addirittura le guardie si sono allertate. La donna che sta vicino alla casetta? Ma mi dà lui? Cioè io vedo intorno a lui la... l'aura del... però non me lo fa fare, tra l'altro l'obiettivo è lontanissimo. Cioè, senso va. Lo lascio andare. Quindi vedete, già questa imprecisione nelle meccaniche ci fa capire che c'è qualcosa di molto acerbo in tutto questo, perché io non posso fare quello che tu mi hai detto di fare da tutorial e ritrovarmi fuori strada. Vuol dire che tu mi hai detto qualcosa di fuorviante. Lui dice premi LT per iniziare la missione di borseggio, poi compare. Poi compare Laura intorno a lui. Invece no, eccolo là, è lui il bersaglio. Seduto l'occhio dell'aquila lo vedo. Aggancia il bersaglio per iniziare a borseggiare. Sei troppo lontano, avvicina. Per favore, una sola! Abbiamo perso tutto nell'attacco e non abbiamo dove conservare il grano. Ora non posso, sono occupato. Riguarda la lettera? Quale lettera? La lettera che hai ricevuto quando sono arrivata. Brutte notizie? Non so di che cosa parli. Bruttissime. Ascolta, vedrò cosa posso fare. Ma adesso devo restare solo, torna più tardi. Come vuoi. Il basso profilo, tieni premuto B per borseggiare qualcuno mentre cammina. Così. Okay. Non era neanche difficilissimo, però. Trova Masun vicino al cipresso. E Masun invece lo sappiamo che è un traditore. Però gli dobbiamo estorcere le informazioni sul suo complice. Bene. Cominciamo. Se qualcuno ha la tentazione di dire scimmia di merda, lo faccia, perché sappiate che è così. Comunque vedete, la dinamica interessante è questa. Perdo vita perché cado da una grande altezza. Recupero vita facendo cose da assassino, cioè arrampicandomi bene. Mi risincronizzo con quello che Altair dovrebbe essere se io fossi un giocatore precisino e perfettino. E non un nabbo che non si ricorda manco come ci si siede. Quello è uno dei flagelli peggiori del gioco, guardate. No, fermo, fermo. Ci serve qualcosa. Guardate qui cosa c'è. Guardate come sono fatti, perché vi guarderò bene dal trovarne altri. 20 bandiere degli assassini trovate a Masyaf. Te cerchi te, perché io ho di meglio da fare. Chiaro? Ma sono solo 20, no. Non sono io il traditore. È Al-Mualim che ci ha ingannato. Ah, sentilo, quest'altro. Vedrete,
Ma cosa presto, che dire? I vostri occhi saranno aperti alla verità. Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo, un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari. Non succederà, dragone, non intendo rifarlo perché è una perdita di tempo assoluta. I collezionabili di questo gioco sono una delle cose peggio riuscite della storia. Un traditore? Non sono io il traditore, è Al-Mualim che ci ha ingannato. Interrogatorio, premi LT per attivare la missione. Vedrete, presto i vostri occhi saranno aperti alla verità. Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo, un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari. Ma quelli come Al-Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno. Ma la smetti di comportarsi come un pazzo. Presto i vostri occhi saranno aperti alla verità. Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo, un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari. Ma quelli come Al-Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno. Le piume sono un disastro, è stato che il primo. Ma sono impostate e meglio. Altri ne seguiranno se non vi pentite. Sono impostate abbandonate meglio. Abbandonate i costumi corrotti. Ribellatevi contro il folle di Masyaf. Smascherate le sue menzogne. Non mi infastidite. Non ho nemmeno iniziato. Segui l'oratore in un luogo isolato e prendilo a pugni per farlo parlare. Ok. Non mi vergogno a dire, per alcune sono andato a usare una guida perché erano imboscatissime. Però le piume, dragone, hanno un senso. Perché lo fai per qualcosa, raccogliere tutte le piume. Invece prendere tutte le bandiere è una cosa che non ti dà un'ulteriore ricompensa, però è così rompiscatole. Sono una quantità innumerevole, devi andarle a cercare nei posti che non ti ricordi, anche se lo fai con la guida, anche se lo fai con YouTube. Devi ricontrollare 10.000 volte perché non ti ricordi dove che sei già stato. È proprio il modo peggiore di impostare la cosa, come accade in Prototype. I collezionabili di Prototype sono disastrosi come le bandiere di questo gioco. Quindi devo aspettare che non passi nessuno. Senza avere una ricompensa non vale la pena, manco per completismo secondo me. Esatto. E la ricompensa non è certo uno stupido trofeo, eh. Ciao amico, siamo da soli. Indovina un po'. Mi arrendo. Parla in fretta dunque. Non mi interessano i tuoi giochetti. Perché ci hai tradito? E di chi sei al servizio? Noi servivamo i Templari. Anche tu dovresti. La loro causa è giusta. Noi? È troppo presto. C'è un Valen chiamato Jamal. Mi ha detto dei loro piani. Mi ha chiesto di aprire la porta. Ci hai tradito. Noi, che ti chiamavamo fratello e ti abbiamo protetto. Esatto. Ho fatto ciò che credevo giusto. E allora muori per quello che... E se per questo devi uccidermi, che sia. Ma anche sì. Non ho paura di morire. Bene. Non sta a me decidere del tuo destino. Sarà in realtà il avanzamento rapido, un ricordo. Ha imparato la lezione. O almeno crede. Se accusato di aver tradito la confraternita, aprendo la strada ai nostri nemici. Come rispondi a queste accuse? Non nego nulla. Sono fiero di ciò che ho fatto. Mi spiace soltanto che abbiano fallito. Ti offro l'occasione di pentirti, di rinunciare al male che hai nel cuore. Nel mio cuore non c'è il male, ma la verità. Io non mi pento. Allora morirai. Sicket Simpliciter. Hai agito bene, Altair. Si chiama un assassino. E hai riottenuto il diritto di portare la spada. Grazie. Non credevo così presto. Che ne sarà di colui che lo ha aiutato? Che mi avresti fatto. Resta da vedere. Alcuni fanno del male per ignoranza o paura. Costoro si possono salvare. Ok. Altri sono soggetti a desideri corrotti. La loro mente è avvelenata e distorta. Costoro devono essere annientati. Presto sapremo che tipo di uomo è Jamal. Ho superato la prova, dunque. E adesso? Oh, figliuolo. Abbiamo appena cominciato. Ho qui un elenco formato da 9 nomi. 9 uomini che devono morire. Sono degli appestatori, dei guerrafondai. Il loro potere e la loro influenza contaminano la terra e assicurano la continuazione delle crociate. Tu li troverai.
li ucciderai. Per mettere fine alle cronache. Così facendo spargerai i semi della pace, sia per la regione, sia per te stesso. Ok. In questo modo potresti redimerti. 9 vite in cambio della mia. Un'offerta assai generosa. E non solo. È un po' il discorso. Hai qualche domanda? Solo dove devo iniziare. Faceva il dottore Santana. Molto bene. Recati a Damasco. Cerca un trafficante del mercato nero di nome Tamir. Egli sia il primo a cadere. Visita la dimora degli assassini una volta in città. Invierò un colombo per informare il Rafik del tuo arrivo. Parla con lui. Scoprirai che ha molto da offrire. Se lo ritenete opportuno. Sì. Tra l'altro non puoi iniziare la missione senza il suo assenso. Che assurdità è questa? Non mi serve il suo permesso. È uno spreco di tempo. È il prezzo che devi pagare per i tuoi errori. Come novizio, ora non devi rispondere solo a me, ma a tutta la confraternita. Ebbene sia. Prendi la tua roba e vai. Dimostra che sei ancora uno di noi. Ok. Questo dovrebbe aumentare. Beh. Avete notato la mano sinistra, ragazzi? Rango 1, nuova arma ottenuta, spada, nuova arma ottenuta, lama nascosta. Guardatelo. Qua si vede proprio bene. Ok, allora, ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare, ma prima di chiudere scendo da qua sopra e vado al cortile. Perché lì ci potrebbe essere qualcosa. Quindi questo è stato un interessante prologo. Vediamo un po' le vostre, la vostra chat. Allora, senza una ricompensa non vale la pena. Io che sono fissato al completismo le ho prese, ma solo con una guida. Io ho fatto lo stesso su Prototype Dragone. Ho preso i 200 collezionabili usando la guida. Hai fatto bene ad usare una guida. In alcuni casi questi collezionabili sono impossibili. No, ma poi diventa una perdita di tempo assurda, perché... e non serve a niente. Vasti e ben nascosti, quasi imboscati in ogni minimo angolo. Anche Origins è pieno. E oltre ai trofei collezionabili hanno equipaggiamenti aggiuntivi, tipo armature segrete, cioè. Ma vedi, Overflow, Ubisoft ormai ha imparato questa lezione, cioè che la ricerca di collezionabili è più divertente se io ti faccio vedere che hai qualche vantaggio nel gioco nel completarla. Anche su Far Cry è così. Far Cry ti dà delle, ti dà delle ricompense se trovi gli oggetti, se completi set, se fai delle cose eccetera, o comunque ti fa avanzare delle cose. Dragone, devo andare, buon prosieguo, alla prossima. Ciao Dragone, buona serata a te, ma tanto ormai qui siamo in chiusura, quindi io adesso a breve chiudo. Volevo soltanto raggiungere il cortile. Perché adesso che lui mi ha dato la spada, ecco, vedi che succede. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? In realtà è una scusa per far addestrare me. Questo lo voglio fare adesso. Premi senza rilasciare LT per deviare gli attacchi. Questa è la postura difensiva. Aggancia con LT per combattere. Quindi se tengo premuto RT lui rimane in fase di parata. Poi premi X per attaccare. Premi nuovo X appena tua spada tocca il nemico. Quindi bisogna coordinare le combo. Che dice amico? Ecco, vedete la combo. Devi essere coordinato, perché quando la spada tocca il nemico devi... Che maestria! Lui, per sottolineare la cosa, si cambia pure la visuale. Per farti capire che ci sei riuscito. Questo, ragazzi, è come dovremmo tutti combattere. Come dovremmo tutti combattere, però. Mi ha dato una barra di vita in più. Ok. Adesso... non so se questa cosa... combinazione... ah, è quella che abbiamo appena fatto. Uno. Perfetto. Due. Che maestria. A me veniva in mente un'altra cosa quando ho detto che non si chiama. Stavolta questo, ragazzi, è come dovremmo tutti combattere. Benissimo. Ok, possiamo considerare terminata questa sessione di addestramento, altre ne seguiranno.
Ho da fare. Per il momento però ci fermiamo qua. Il salvataggio avviene in automatico, se non ricordo male. Ricordo in pausa, registro ricordi, altri ricordi indietro. Lascia ricordo, esci dall'animus, quindi lasciare il ricordo, sì, tutti i progressi non salvati andranno bene. Dobbiamo sempre ricordarci e c'è questo Inception. Scordatevi la Persia dei gatti, dei tappeti e delle tapparelle. Giusto, Antonio, giusto. Dicevo, c'è sempre questo Inception per la quale la nostra partita è Desmond che vede i ricordi di Altair attraverso l'Animus. Quindi noi dobbiamo prima uscire dall'Animus e poi uscire dal gioco. Vi lascio anch'io, grazie per la live e per la compagnia. Ciao Esir e buona serata a te e a tutta la chat. Ciao Overflow, buona serata a te, grazie a te. E noi ci avviamo alla conclusione, perché io adesso esco dall'Animus, però esco anche dal gioco stavolta. Quindi qualunque cosa dica il dottore, Emma ti sei già alzato, devi continuare. No, dottore, me ne vado, ciao. Esci, così. Vuoi davvero uscire? Sì. Tutti i progressi non salvati andranno a perdere importanza. Questo, ragazzi, era il primo episodio di Assassin's Creed, che io adesso lo vedrò a caricare su YouTube immediatamente al termine della live. E niente, noi ci rivediamo questa settimana in un momento che non vi so precisare. Probabilmente domani sono di nuovo in live, però domani o continuiamo con il Cyberpunk oppure ci facciamo un altro gioco o delle proposte interessanti. In più non dimenticatevi che abbiamo anche Story About My Uncle da continuare. Quindi, grazie, è stato un piacere. Quindi esci dal gioco, no? Come esco dal gioco? Quindi dicevo, ragazzi, non mancate i prossimi appuntamenti. Vi farò sapere come al solito sui social, in particolare sul gruppo, cioè sul canale Telegram, metto le notifiche di quando vado in live. Le troverete anche sul mio gruppo Telegram e su Discord. Se volete entrare su Discord o sul gruppo Telegram, non avete che da farmi una richiesta in privato, siete tutti invitati. A questo punto io vi lascerò con la sigla e con un raidino a qualcuno. Noi ci vediamo domani pomeriggio se tutto va bene, altrimenti vi comunico sui social le eventuali variazioni. E grazie per avermi seguito, grazie per aver partecipato. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, buon pomeriggio.